Caro diario della Grafica Bishop, dopo le dure estenuanti campagne di desertizzazione tra meridiani paralleli, faccio ritorno a Potenza, in questa Matera senza sassi, in questa Monte Carlo senza mare. E mi ritrovo come al solito fra intrighe, congiure, lotte di potere e boicottaggi. E nei corridoi sfarzosi e luccicanti del palazzo riverbera incessante il tacchettio della Vinardi che si prende sempre tutti i meriti, insieme a Perri, i macrotrattori, i supporti lacustri, i sole, i pindarici e i stupefacenti. E il sottoscritto viene trattato sempre come l'ultima ruota del carro, da Pittella, padre, padrone e padrino, che viene elemosina biglietti del Monopoli e vecchi scontrini per l'attività della fondazione. Sinceramente, come Natale avrei preferito ricevere una cassetta di melone e zucchino, un pacco di caffè e un biglietto d'auguri. State buone le borracce, vediamo come fare per arrivare a fine mese. Sarebbe stato più dignitoso. Questo è lo stato delle cose. Locale Fico Beach. Oh, d'arte pittella. Mi dispiace, è stato un attimo di debolezza. L'odio conduce al lato oscuro. Appunto. Unisciti al lato oscuro della forza. Non so se è previsto nello statuto della fondazione. Basilicata coast to coast. La ribellione. Le stiamo cercando, mio signore. Ma intanto volevo dirle che mi ha chiamato Martin Scorsese, che vuole fare un film a Matera, un prequel, La penultima tentazione di Cristo. Sì, così ho previsto. Caro diario, dai piani alti, parole fiduciose e fiducia a parole. Nella galassia lontana lontana della mia solitudine intellettuale veleggiano progetti ambiziosi, polvere di stelle e sogni a curvature. Ma ora sono le 5 di mattina, si è fatto tardi. Gli Han Solo, Chewbacca e Falcon con i motori accesi mi aspettano all'aeroporto di Prestigiscalo. Il viaggio continua, che la forza sia con noi.